Bene, grazie, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Presentiamo questa sera a modo mio Raul Gardini a 30 anni dalla scomparsa, l'autore Cesare Peruzzi, con il quale ho condiviso una lunga stagione al Sole 24 Ore, Massimo Mucchetti, con il quale ho condiviso un'altra lunga stagione al Corriere della Sera, e l'amico Stefano Lucchini. Discuteranno su questa riedizione del libro, che è poi un'intervista che venne fatta nel 1991, se non sbaglio. E ci sono ovviamente altri documenti, delle lettere, in particolare una lettera che Gardini scrisse dopo la separazione con l'altro ramo della famiglia, sulle occasioni perdute della Montedison, sulle intuizioni che c'erano state in quel lungo periodo, ma anche sulle colpe, sugli errori. Questa è un'occasione, io ringrazio la famiglia che è qui presente, è un'occasione per discutere anche di quel periodo, non soltanto di un personaggio, di un grande imprenditore, nelle sue fortune e nei suoi momenti difficili, e soprattutto in un momento tragico che è ormai distante 30 anni. E anche l'occasione per discutere su un certo modo di essere imprenditori nel nostro paese, sul rapporto con la politica, conflittuale e a volte un po' troppo amicale, insomma, sulla grande attrazione che la finanza spesso in maniera distorta ha esercitato sugli industriali, quindi il rapporto è stato sempre estremamente difficile se non conflittuale. È un modo, credo, di poter guardare con il necessario distacco, quindi penso che questa materia, questa vicenda industriale, tra l'altro io ricordo sempre che ci fu una copertina dell'Espress negli anni '80 che era dedicata ai condottieri italiani, anche perché all'epoca i tre erano, uno era Berlusconi, uno De Benedetti e l'altro Gardini, che avevano conquistato tutta una serie di posizioni all'estero ed erano guardati anche con un certo sospetto, ovviamente, anche con un certo timore, ma anche con un discreto interesse per la vivacità, per l'innovazione, per la capacità anche di guardare il mondo in maniera diversa. C'è nella storia di Gardini anche una serie di intuizioni, delle quali poi discuteremo, che fanno parte anche dei temi legati alla transizione energetica, all'economia circolare. Insomma, ci sono pagine bianche, ci sono pagine più oscure, ci sono pagine diverse, insomma è giusto che se ne discuta con animo aperto e cercando di contribuire a definire questo periodo, che è stato un periodo estremamente controverso dell'imprenditoria italiana, al termine del quale, con lo scandalo Enimont e con l'inchiesta Mani Pulita, al termine del quale però un grande gruppo, come era il gruppo Montedison, poi alla fine non c'è stato più, e quindi si è persa comunque un'occasione industriale. Si guardano gli aspetti positivi, li si confronta con gli aspetti negativi, con il giusto distacco che il passare di 30 anni ci impone, ma ci impone anche nel dovere di guardare nella complessità poliedrica di un personaggio in tutti i suoi aspetti, e questa è una delle occasioni per le quali si possa dibattere apertamente. Allora io mi fermo qui, vi ringrazio per la vostra partecipazione e do la parola a Massimo Mucchetti, che condurrà questo incontro. Poi ci sarà l'occasione ovviamente anche di tanti interventi dalla sala, perché vedo tanti protagonisti di quel periodo e quindi se vorrete intervenire sarà gradita la vostra partecipazione. Grazie. Massimo. Grazie Ferruccio. Il libro che andiamo a presentare in questa serata lo raccomando perché costituisce il testamento che Gardini non ha fatto quando pose termine nel modo tragico che conosciamo alla sua esistenza. È l'ultimo ragionamento ampio nel quale già tira un bilancio di quello che era stato da quando nel 1979, dicembre 79, scompare in un incidente aereo Serafino Ferruzzi, il fondatore del gruppo di Ravenna, fino al dopo divorzio dalla famiglia Ferruzzi che si consuma a metà del 1991. In questa serata avremo modo di ripercorrere, ciascuno di noi ha avuto a che fare da posizioni anche molto diverse, qualche volta di oggettiva contrasto, penso, non contrasto nel senso personale, ma posizioni diversificate perché per esempio Stefano Lucchini, a cui cedo subito la parola, faceva parte del gruppo dirigente prima di Montedison, iniziò ancora quando nell'ultima fase di Mario Schimberni e poi via via, e poi nel gruppo Ferruzzi fino al 1993, io in quegli anni mi trovavo invece su un altro versante che era quello dell'Espresso e quindi diciamo, potevano esserci ragioni diciamo così, obiettive, ciascuno facendo il suo lavoro, di vedere le cose in modo diverso. E poi invece dall'altra parte ancora c'è l'autore del libro, Cesare Peruzzi, che ha condiviso in posizioni diversificate nel corso della sua lunga esperienza professionale le battaglie di Raul Gardini, al quale lo ha legato un'amicizia mai rinnegata che gli fa onore. Il libro è una riedizione 30 anni dopo, rispetto all'originale contiene degli allegati molto interessanti, fra cui alcune lettere di Raul Gardini, sia diciamo, nella versione stampata, sia in, come dire, in riproduzione anastatica, e per me è stato veramente curioso osservare la grafia di Raul Gardini. Raul Gardini, che piacesse o non piacesse, poteva essere considerato, mi viene da dirla così, mi perdonerete, un maschio alfa, e invece le lettere sono scritte da una mano gentile, raffinata, ordinata, senza un pentimento, e questo per me che... come dire, non era un frequentatore abituale della sua esistenza, ha costituito un motivo di sorpresa sul piano così dell'introspezione umana. Ma per iniziare, poi dirò qualcosa anch'io, ma l'introduzione vera spetta a Stefano Lucchini, che mi ha detto Massimo, posso leggere anziché intervenire, perché la vicenda è molto delicata e vorrei controllare bene che cosa dico. E gli ho detto certamente sì, immagino che no, ci darai il tuo verbo. Ma molto volentieri, assolutamente. Intanto ringrazio soprattutto la famiglia, Eleonora, che mi ha voluto qui, e quindi questo mi ha dato molto, molto onore, veramente un grandissimo piacere. Massimo ha detto quello che è stato il mio percorso. Io ho iniziato a lavorare in Montedison all'ufficio studi, c'era ancora il dottor Schimberni, poi è arrivata la famiglia, il gruppo Ferruzzi Montedison, e poi successivamente vedo che c'è anche il dottor Meloni, Stefano, e quindi abbiamo fatto anche un pezzo dopo, fino a che poi ho fatto altre cose. È stato un periodo straordinario per me e soprattutto aver conosciuto una figura straordinaria come Raul Gardini. Io vi leggo un piccolo ricordo che ho voluto scrivere, ma non soltanto, non è un tema di delicatezza, è un tema più che altro di ricordo, perché 30 anni non sembra, ma insomma in effetti sono tanti. Allora è chiaro che hanno inciso in alcuni, diciamo tutti se lo ricordano e l'hanno vissuto in un certo modo, però io avevo 30 anni, adesso ne ho 61, quindi obiettivamente c'è qualcosa che mi serviva a scriverle. Quindi secondo me ha fatto molto bene Cesare Peruzzi, in accordo con la famiglia, a rimandare in libreria il libro intervista a Raul Gardini a modo mio. L'aggiunta dei documenti che diceva Massimo sono obiettivamente straordinari, anche a me ha colpito molto questa scrittura e devo dire sicuramente è un libro bello, un libro da comprare, un libro che permette anche di capire e comprendere esattamente un certo periodo della storia italiana, un certo capitalismo e come si è poi trasformato questo capitalismo. Ha fatto molto bene anche perché ripropone all'attenzione degli italiani uno dei pochissimi leader naturali emersi nel nostro paese nella seconda metà del secolo scorso. Un imprenditore che non era soltanto un innovatore, definizione oggi molto spesso di uso comune che tendenzialmente si applica a chi riesce ad emergere, ma è stato un vero anticipatore. Possiamo infatti dire senza timore di sbagliare che Raul Gardini su alcune questioni cruciali era avanti di 30 anni, almeno sulla storia. Possiamo dirlo con il senno di poi, avendo tutti noi visto cosa è successo in questi 3 decenni sui temi chiave delle battaglie dell'imprenditore ravennate. La storia del dottor Gardini, la sua parabola personale pubblica, di fatto in questi decenni ha sofferto di un oblio collettivo, eccezione fatta per chi ha avuto l'opportunità di conoscerlo e mai lo ha dimenticato, e tra questi metto anch'io, quasi che il Paese non avesse il coraggio di guardare più da vicino un passaggio importante della propria vicenda, anzi non avesse proprio la capacità di ammettere che nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, questa è una definizione che uso solo per comodità, ma chiaramente poi ognuno lo può riempire con i contenuti che desidera. L'assetto politico che venne travolto trascinò con sé anche chi rappresentava il nuovo del capitalismo, quel capitalismo dell'epoca, e che venne sconfitto proprio dagli ultimi fuochi dell'intreccio tra politica ed economia pubblica, tra la maggioranza del CAF e le cosiddette società a partecipazioni statali. Mi spiego meglio, il dottor Gardini credeva moltissimo nelle potenzialità della chimica e che voleva assolutamente verde, strettamente connessa all'agricoltura. Si era candidato dopo aver constatato che la joint venture con l'ENI non poteva funzionare, a rilevare la quota pubblica. Venne deciso invece che non si doveva toccare nulla, lui portò a casa 2.805 miliardi di lire, di vecchie lire, e il cosiddetto patto del cowboy, se non ricordo male, ma si considerò sconfitto. Prima perché per un solo voto in commissione il Parlamento non approvò 1.200 miliardi di sgravi fiscali che erano stati peraltro promessi, depotenziando di fatto il valore della joint venture, e nonostante appunto tutti i capi politici dell'epoca fossero assolutamente d'accordo. E poi per non aver potuto realizzare quello che era un vero e proprio disegno industriale. Qui entrano in gioco le sliding doors, le ho volute definire così, nel senso le porte girevoli della storia. Poco tempo dopo cambiò il vento, ma poco tempo dopo. Il governo Amato sciolse di fatto le partecipazioni statali, mentre l'avanzare del cammino verso la moneta unica imponeva all'Italia di ridurre il debito pubblico. Partirono le privatizzazioni, a cominciare dalle telecomunicazioni che tutti ricorderemo. Qui forse per la durezza dello scontro chiuso da poco, più di 2 anni su Enimont, ci si trova a mio giudizio di fronte all'unico e forse solo errore di prospettiva fatto dal dottor Gardini, cioè non credeva che lo Stato italiano avesse mai privatizzato. C'è un passaggio nell'intervista di Cesare che in effetti lo documenta, eppure questo avvenne. Pezzi importantissimi delle società pubbliche, dal valore ben più alto della chimica italiana, della chimica dell'ENI, passarono tempo dopo ai privati per cifre non congrue se paragonate a quelle della chimica, mentre il capo del gruppo Ferruzzi aveva purtroppo già concluso la sua vicenda umana in quel terribile, tragico luglio del 93, nel modo che sappiamo e che a molti continua ad apparire difficilissimo da comprendere. Raul Gardini, dunque, solo qualche anno dopo avrebbe potuto essere ancora di più uno dei grandi protagonisti industriali della Seconda Repubblica, perché era uno dei pochi italiani ad avere un'autentica visione internazionale dei problemi, conosceva l'economia del mondo, era stato protagonista nel mercato globale dei cereali, prima accanto al suocero Serafino Ferruzzi, poi come suo successore alla guida della famiglia, quando l'Europa li comprava e poi quando ne aveva in eccedenza. Aveva saputo conquistare, cosa unica per quel periodo e forse anche adesso, a conquistare Eridania Béghin-Say. Eridania Béghin-Say, cuore pulsante dell'agroindustria francese, fu un risultato straordinario. Obiettivamente per la prima volta abbiamo visto copertine internazionali con la figura di un italiano che era riuscito appunto a conquistare un'impresa veramente molto, molto complessa, impossibile fino a quel momento. Aveva ottenuto poi 500.000 ettari da Gorbaciov. Questo servivano per coltivare la soia. Tanto altro, quando l'enfasi giornalistica dell'epoca stressava molto l'avvocato Agnelli, naturalmente, lui si chiama l'avvocato, l'ingegnere, Carlo De Benedetti, cominciava a inserirsi ai piani alti anche il dottore, quindi parliamo di Silvio Berlusconi, e arriva il contadino. Il contadino Raul Gardini divenne subito un personaggio molto popolare, molto amato, proprio perché più degli altri qui citati portava con sé una visione davvero globale delle cose. Era una persona molto diretta, era anche glamour come e forse anche più degli altri. Io ricordo i giornalisti la prima volta che ci incontravamo in questi viaggi tra Milano e Ravenna, la canzone Scarpette Rosse, se non sbaglio, che insieme a tanti giornalisti cantavano, e viene in mente la Flavia Podestà, la Valeria Sacchi e altri che vedo anche in sala, anche presenti. Sapeva anche riconoscere la classe dirigente del futuro. Ricordo bene infatti quando invitò a Venezia per parlare di chimica verde e biodiesel un certo giovanotto, alto, ben piazzato, lo invitò a Cadario, e che in quel periodo era un giovane governatore dell'Arkansas, e questo signore poi ha fatto molta strada, perché parliamo di Bill Clinton. E quindi devo dire, l'idea di essere riuscito lui già a portare una figura di questo tipo è proprio qualcuno che sapeva immaginare il futuro, lui e le persone che stavano con lui. Soprattutto credeva nell'Europa unita, quando questa era molto al di là da venire, era convinto che solo l'Unione avrebbe potuto dare al nostro vecchio continente un nuovo ruolo nel mondo post-guerra fredda. Ci credeva talmente tanto che noi che lavoravamo alle relazioni esterne del gruppo, quando diceva, un'indicazione che si dava anche ai nostri giornali nel momento in cui si parlava con i nostri giornalisti e colleghi, non nostri giornalisti, colleghi, in quel periodo Montedison possedeva il Messaggero e Italia Oggi. E quando c'era un dubbio, dice un dubbio su una notizia, se la notizia era italiana, era la stessa o leggermente diversa quella europea, era giusto guardare quella europea, perché comunque c'era sicuramente una grande credibilità in quello che era quello che sarebbe poi dovuto essere l'Europa. Gli sarebbe piaciuta meno però questa Europa, oggi non riesce a darsi politiche fiscali, politiche industriali comuni, oppure quella che regolamenta anche le piccole minuzie, ma vedeva a lungo ed era allora il più risoluto e convinto fautore dell'Unione, quando essa era un progetto da sviluppare, quando il muro di Berlino non era ancora caduto. Ci credeva pur avendo 4 società quotate al Wall Street, una storica posizione di leadership alla borsa merci di Chicago. Le 4 società a Wall Street erano la stessa Montedison, la Enimont, che era una joint venture insieme a Hercules, la Hausimont, quindi materiali speciali, e la Erbamont, proveniente dalla Farmitalia Carlo Erba. Molto opportunamente, devo dire, Cesare Peruzzi ha aggiunto all'intervista originale di Gardini alcuni documenti importanti. In particolare fa senso rileggere il suo intervento all'Assemblea della Ferruzzi Finanziaria dell'8 settembre del 1988, quindi parliamo di 35 anni fa, per ritrovare tutto quel dibattito su temi chiave che sembrano, come sembra scritto oggi obiettivamente, è una cosa, devo dire, piuttosto impressive. Impiego qualche minuto per illustrarveli, li ho voluti dividere per temi. L'alimentazione. Sono fondamentali, uso le parole del dottor Gardini, sono fondamentali il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare da parte dei paesi in via di sviluppo, l'affermazione dell'alimentazione come scienza, cioè il raggiungimento di una dieta più equilibrata nei paesi più avanzati. Devo dire, mi sembra proprio scritto oggi. L'ambiente, la crescita economica di questi anni, in molti casi disorientata e disordinata, ha determinato un aumento del benessere, ma anche gravi problemi ambientali. I paesi più industrializzati sono chiamati pertanto ad effettuare gli opportuni investimenti per favorire un maggiore equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico, la salvaguardia dell'ecosistema. I paesi in via di sviluppo, dal canto loro, non devono ripetere gli errori compiuti dai paesi ricchi nel saper gestire saggiamente le loro risorse naturali. Devo dire, non si poteva dire meglio obiettivamente, perché l'ambiente non si migliora solo in una parte del mondo, mentre l'altra non bada. Quindi si può dire, senza andare troppo lontano dal vero, che il dottor Gardini avrebbe condiviso probabilmente il progetto europeo verso il green, ma a patto che tutto il mondo vi si uniformasse. Altrimenti avremmo danneggiato l'industria europea senza migliorare la qualità complessiva dell'ambiente, perché, come è noto, l'Europa rappresenta soltanto il 9% delle emissioni globali di CO2. Aggiungo che il dottor Gardini, grande appassionato di motori e di auto veloci, avrebbe condiviso, mia opinione personale, in parte la corsa all'elettrico, soprattutto quando noi compriamo l'energia elettrica dalla Francia, che la fa con il nucleare, cosa che rende il costo medio dell'energia per le imprese italiane e per le famiglie italiane almeno più caro del 30%. Salute e previdenza. Le malattie, sempre cito fra virgolette quello che disse il dottor Gardini, le malattie e le aggressioni alla salute dell'uomo sono oggi diverse. I ritmi della vita moderna, 35 anni fa, l'inquinamento, l'aggravarsi dei problemi sociali sono tra le cause che hanno portato i tumori, le disfunzioni del sistema cardiocircolatorio, del sistema nervoso, ad essere tra i pericoli più diffusi per la nostra salute. L'età media della popolazione si è d'altra parte innalzata. Gli anziani sono sempre più numerosi, diverse e maggiori sono le esigenze della terza età, anche di natura previdenziale e di servizio. Nello stesso tempo la prevenzione e il consolidamento della medicina di base rappresentano fattori essenziali per la crescita dei paesi più poveri. Ecco, devo dire, sembra veramente scritto, e questo dà veramente molto l'impressione della visione che aveva l'uomo. Qui sembrano cronache di oggi, con l'invecchiamento della popolazione che ovviamente è ben più rilevante rispetto a 35 anni fa, col servizio sanitario che purtroppo è rimasto più o meno lo stesso, anche se è un'eccellenza a livello internazionale, ha difficoltà però a reggere. Lo vediamo dalla mancanza dei medici, di infermieri, dalla crisi dei pronto soccorsi, dall'assistenza territoriale che stenta a decollare proprio perché mancano gli operatori sanitari. Nel frattempo le assicurazioni, e il gruppo Montedison aveva anche un'importante assicurazione che appunto era la fondiaria, hanno fatto importanti passi in avanti nella previdenza integrativa e nelle polizze sanitarie, ma non tutti possono permetterselo. Infine l'energia, ecco, l'energia è ancora più legata al momento di oggi. La sicurezza degli approvvigionamenti e il rispetto ambientale sono i due fattori chiave, cito sempre il dottor Gardini, che qualificheranno le scelte energetiche nei prossimi anni. L'energia è un fattore di produzione irrinunciabile, la cui qualità però deve essere anch'essa migliorare. E qui sappiamo tutti come negli ultimi 2 anni la situazione internazionale, le difficoltà di approvvigionamento dell'energia per un paese che ha rinunciato al nucleare abbiano pesato sulla nostra vita, e tutto quello che abbiamo visto dopo il febbraio del 22 per quanto riguarda l'inflazione e tutto quello che è seguito. Gardini voleva estrarre le energie alternative dall'agricoltura, perché sapeva che tutte le energie fossili da cui tuttora ci serviamo provengono anche da vegetali compressi. La sua idea era che si potesse trovare un processo di compressione che non comportasse i terremoti e i maremoti della storia millenaria. Era affascinato dall'agricoltura che è chimica, come diceva, il meraviglioso processo della fotosintesi clorofilliana. In generale sappiamo bene oggi che senza indipendenza energetica anche la sovranità politica può vacillare. Anche qui, come Gardini auspicava e voleva, serve un'Europa più unita, consapevole e più solidale. Potrei continuare con altre decine di esempi che mi ero anche segnato, ma che vi evito anche per gli orari, non vorrei, perché poi quando uno legge magari non... Alcune cose sono anche cambiate in meglio, per esempio lui rimproverava al sistema bancario di allora di non sapere accompagnare le imprese sui grandi progetti in Italia e all'estero, e io, adesso non solo perché faccio, ecco, non per dovere d'ufficio, però oggi la cosa invece funziona, secondo me. Soprattutto per le banche buone, le cose vanno avanti, le cose, accompagniamo volentieri le imprese in Italia e all'estero. Naturalmente la BCE come è costituita oggi, probabilmente quello che è successo successivamente al gruppo Ferruzzi-Montedison probabilmente non sarebbe successo, e quindi il recupero, adesso non entriamo sui dettagli, ma magari poi qualcuno qui c'è che se li ricorda meglio e che può raccontarli ancora meglio. Per noi più giovani obiettivamente fu veramente una grande scossa. Il percorso in Montedison è il percorso di un capitalismo italiano che si stava trasformando a tutti gli effetti, e fu anche precursore delle cose che abbiamo visto in questi ultimi giorni. Poche settimane fa abbiamo visto come un capitalismo più attivo dei fondi ha portato ad avere difficoltà all'interno di Enel, piuttosto che invece a contribuire in modo diverso rispetto a certe dinamiche, per esempio Leonardo. Ricordo, io ero negli Stati Uniti e lo lessi quindi sui giornali, anzi mi chiamarono, vedo che c'è anche Paolo Mari qui, e mi chiamarono per dirmi dicembre 1987, assemblea della Montedison che doveva riconfermare Mario Schimberni, e si alza, non mi pare di averlo visto, un giovanissimo Paolo Opromolla, persona straordinaria con cui ci vediamo ogni tanto, è capitato di vederci anche recentemente, e in effetti cambia completamente quello che era lo schema di gioco che invece era stato previsto in Montedison, e quindi il dottor Schimberni non è più presidente e arriva appunto il dottor Gardini. Voglio chiudere ricordando la persona che ho ammirato, non perché mio datore di lavoro dell'epoca, ma perché aveva posizioni, sfide e sogni che altri protagonisti dell'epoca non avevano, che aveva una qualità ancora più rara. Ci metteva la faccia. Si prendeva la responsabilità di vittorie e sconfitte, non solo quelle patinate nelle regate col Moro di Venezia, dove devo molto alla crescita professionale, non solo direttamente chiaramente al dottor Gardini, ma a tutta la squadra di vertice che lo affiancava. Non c'era stata ancora la separazione, dunque al piano nobile di Foro Bonaparte c'era ancora Mario Schimberni, l'ingegner Garofano, Renato Picco, Alfonso Scarpa, Carlo Sama. Fu lui, devo dire, che mi portò per la prima volta dentro questa stanza dove c'erano dall'ingegner Trapasso appunto al dottor Gardini, che fu veramente molto, molto aperto. C'era Marco Fortis, oggi forse uno dei grandi difensori con i suoi editoriali dell'Italia, delle cose come stiamo andando, dell'economia italiana, ha sempre fatto un grandissimo sforzo, anche lui una figura che è stata molto legata a quel periodo. Una squadra formidabile in assoluto, ancora di più per un giovane come mi sono trovato io. Ecco, poi per finire, oggi se cerchiamo qualcuno che potrebbe essere un Raul Gardini, forse l'unico nome che mi è venuto in mente come visione è Elon Musk. Elon Musk con questo suo sogno della space economy e dei razzi che possono portare sulle cose, ma devo dire che una figura come Raul Gardini oggi è difficile da trovare, soprattutto per un giovane come me che aveva iniziato in Montedison all'ufficio studi. Oggi si ritrova, è stata veramente la più bella esperienza che potessi fare. Grazie. Massimo, io ti ho conosciuto qui, questo è ancora il American Cup 92, sono andato nella valigia dei ricordi, 9 maggio 1992. Ecco. Beh, noi ci eravamo sentiti molto spesso anche prima, perché, se posso diciamo, condividere un po' di ricordi anch'io di quegli anni, allora Raul Gardini affascinava le grandi firme del giornalismo italiano, da forse allora il massimo cronista economico-finanziario, che era Peppino Turani, a Pierottone, a Enzo Biagi e così via. Giorgio Bocca, un giovane che iniziava il lavoro a Milano, venendo dalla provincia allora, non avrebbe potuto accodarsi con successo nel racconto delle gesta del contadino. Quello era un mestiere che toccava a chi se lo poteva permettere. Un ragazzo di provincia di allora, questo è quello che mi era sembrato, aveva una strada diversa da percorrere, un mercato relativamente vergine, che era quello di verificare, nel caso di Gardini, ma in generale un po' a tutti, con degli strumenti analitici propri, quindi senza dare conto di quello che dicevano le banche d'affari, gli uffici studi e così via, ma con un mini ufficio studio proprio originale di come andavano dal punto di vista economico-finanziario le cose. In quegli anni mi capitò di incrociare un dirigente di Mediobanca che mi riferì di un detto che veniva attribuito normalmente a Cuccia, ma che in realtà risale a un Rothschild, ed era che ci sono tre modi di perdere i soldi: il gioco, le donne e gli ingegneri. Rothschild concludeva, con il consenso ovviamente di Cuccia, che i primi due modi sono piacevoli, ma il terzo modo è sicuro. Naturalmente questo tipo di approccio sollecita una misura di scetticismo nel relazionarsi alle grandi gesta. Perché? Perché i banchieri, figurarsi i giornalisti, di chimica, di meccanica, di liquori, di pneumatici, non ne sanno niente. Chiunque gliela racconti rimarranno con la bocca aperta, perché dietro queste produzioni c'è talmente tanto sapere specialistico che chi è terzo non può che riferire, ed è giusto, è un pezzo del lavoro è riferire. Ma l'altro pezzo del lavoro è capire se tutte queste cose funzionano dal punto di vista economico, e dal punto di vista economico la cartina di tornasole sono fatalmente i bilanci, che non sono un articolo di fede, che si prestano come tutte le cose umane anche a diverse interpretazioni, ma che comunque hanno una caratteristica che il racconto prettamente industriale non ha, cioè rappresentano una lingua comune. Tutto viene ridotto a dei soldi che entrano, che escono, che si accumulano, che si disperdono. Naturalmente chi pensa che questa sia l'unica chiave di lettura della realtà commette un errore fatale. E penso che quando per esempio Berlusconi presentò a Cuccia i conti suoi, e Cuccia non apprezzava il fatto che nel patrimonio della, allora c'era la Fininvest, Mediaset si andava costituendo ma non era costituita, i diritti televisivi fossero un asset. Dice, ma l'asset sono le ciminiere, sono gli uffici, sono i computer, cosa sono questi? No, sono un asset anche quelli. Per cui bisogna tenere presente un po' tutto. Personalmente però, siccome bisogna avere la contezza dei propri limiti, facevo un po' il ragioniere, essendo che però ho soltanto la laurea in filosofia, in ragioneria ho imparato strada facendo qualche cosa. E da questo punto di vista la corsa a perdifiato che Raul Gardini ha fatto dal dicembre del 1979 alla fine del 1990, perché poi gli ultimi 3 anni, diremo qualcosa dopo, non sono più la stessa cosa, 10 anni grosso modo, forse non ha eguali nella storia del capitalismo italiano degli ultimi 50 anni, 60 anni, quel che è. Forse Raul Gardini, io lo chiamo con nome e cognome, senza epiteti, il contadino, l'ingegnere, che segnalano una confidenza che io non ho avuto e che quindi non posso esibire. Forse ha voluto fare troppo in troppo poco tempo. In un'Italia che stava consumando alcune sue caratteristiche storiche. Quando Gardini comincia a diventare Gardini, si era consumata la sconfitta radicale dell'estremismo sindacale a Mirafiori, e di lì a poco il governo avrebbe vinto il referendum che confermava l'abolizione del punto unico di contingenza, cioè negli anni '80 il potere sindacale, che nel decennio precedente era stato particolarmente forte, radicale, incisivo, veniva via via a perdere di consistenza. Questo apriva la strada e dava nuove responsabilità all'imprenditoria. Nello stesso tempo l'economia italiana continuava a crescere, trainata da un debito pubblico che, contrariamente alle aspettative dei riformisti che vollero il divorzio del Tesoro della Banca d'Italia, immaginando di poter così affamare la bestia, cioè lo Stato, e ridurlo a pretendere di meno, questo non accadde e il debito pubblico continuò a crescere, trainato da tassi di interesse molto più alti del tasso di inflazione. Quindi c'era un trasferimento di ricchezza da una parte all'altra del paese. In questo contesto, con una borsa che fino al 1987, chi ha memoria meglio di me, era stata in grande sviluppo, era l'epoca appunto dei condottieri. Nello stesso tempo, in quegli stessi anni, comunque continuava a svilupparsi il capitalismo di Stato. La Fiat cedeva la Texid alle partecipazioni statali, la Texid era scarsa, quindi da una parte una diciamo, spinta, dall'altra gli antichi vizi. Leni aveva raccolto tutti i cocci delle avventure chimiche di Ursini, di Rovelli, di Attilio Monti, il cosiddetto cavaliere Artiglio, come veniva soprannominato allora, e aveva costituito Lenichem, non perché Leni volesse, come dire, togliere agli imprenditori quelle attività, ma perché quelle attività dovevano essere, che non andavano bene, erano state sbagliate, eccetera, eccetera, dovevano, per ragioni sociali, tante ragioni, dovevano finire in mano pubblica. Negli anni '80 tutta la siderurgia privata italiana si prese quasi 2.000 miliardi di fondi, di contributi a fondo perduto, per smantellare impianti che molto spesso erano chiusi da anni, in omaggio di alcune direttive europee che venivano interpretate all'italiana. Questo per dire, e le partecipazioni statali crescevano, la stagione dei cosiddetti professori, che per una parte degli anni '80 cercò un po' di tamponare qualche falla, veniva archiviata con la presenza di un management nominato più direttamente, più tributario più direttamente del governo, della maggioranza di allora, il cosiddetto CAF, Craxi, Andreotti, Forlani. Ed è in questo contesto che matura l'episodio finale della... poi il resto c'è, è importante, ma l'episodio finale è il caso Enimont. Il caso Enimont diciamo, è fatto di episodi importanti, per esempio quello che ha citato Stefano Lucchini prima, cioè la mancata corresponsione dei contributi, degli sgravi fiscali sui conferimenti effettuati in quella circostanza. Naturalmente il tema anche del valore a cui venivano fatti i conferimenti non è una cosa così pacifica, però cosa fatta capo A, ma quella fu una tragica commedia degli equivoci. Perché? Da una parte c'era 40% dell'ENI, 40% della Montedison, che si teneva la parte migliore della chimica sua e conferiva alle nozze la parte più bisognosa di ristrutturazione, e un 20% messo in borsa per fare un prezzo. Nessuno potrà dire se le ambizioni gestionali di Gardini avrebbero avuto o meno il coronamento del successo, perché è durata talmente poco che la partita è rapidamente scivolata verso quello che era il famoso patto del cowboy. Ma che cosa era successo nel frattempo? Che tre alleati del gruppo Ferruzzi-Montedison di allora rastrellarono l'11% in borsa della Enimont, e così 40 più 11 fa 51, lo Stato veniva messo nell'angolo. Ora, queste cose si possono fare se si è d'accordo, ma farla in modo aggressivo è materia complicata. Anche perché quello Stato aveva già dimostrato di non voler privatizzare. Perché voi ricorderete che l'Alfa Romeo venne messa in vendita e la Fiat, che non la voleva, quando ha visto che arrivava la Ford, si è decisa a prenderla solo per impedire l'arrivo di un concorrente in Italia che poteva costituire un termine di paragone imbarazzante. La SME, che era stata in un primo tempo ceduta a De Benedetti, poi venne revocata. Quindi non è, diciamo che pensare che lo Stato si potesse ritirare dalla chimica tanto facilmente era forse il segno di una analisi politica un po' troppo ottimistica. Dall'altra parte, che cosa era il patto del cowboy? Quasi tutti in questa sala lo sanno, però magari ci può essere qualcuno che non se lo ricorda bene. Il patto del cowboy consisteva nel fatto che uno faceva un'offerta e l'altro socio, in questo caso l'ENI, e l'altro socio aveva la facoltà di vendere a quel prezzo o di comprare a quel prezzo. E nel caso dell'ENI c'è un libro di Bernabé, che faceva parte del gruppo dirigente dell'ENI, racconta, in giunta si decise di fare un prezzo alto, il prezzo più alto della forchetta che le banche d'affari avevano tra un prezzo minimo e un prezzo alto indicato. Ed è a quel prezzo che il gruppo Ferruzzi decide di vendere e non di comprare. Poi dopo nel libro, e io lo chiederò a Cesare, perché Gardini racconta una versione, diciamo così, dà una spiegazione diversa, vende e evita che lo Stato perdesse proprio 40% della joint venture, non solo, ma si fosse trovato costretto anche a sottoscrivere 4-5 mila miliardi nell'aumento di capitale che era stato proposto per la Enimont, e perché la Enimont era un'azienda finanziariamente fragilissima, altrimenti non avrebbe avuto bisogno di un aumento di capitale di 10 mila miliardi pochi mesi dopo la sua costituzione. Un aumento di capitale a cui la Montedison avrebbe concorso, dando dentro le proprie aziende chimiche che aveva tenuto da parte, mentre lo Stato aveva dovuto mettere i soldi. Cioè, se l'operazione fosse stata chiusa, sarebbe successo che la chimica di base sarebbe stata privatizzata, in più con la dote, con lo Stato che pagava una dote. Questa era tanta roba. Io l'ho vista così, magari no, mi sono sbagliato. No, no, dico... Per come la stai raccontando, non è questa la conclusione. No, la conclusione è stata non che... Non c'è una dote, uno mette soldi e uno mette patrimonio. Tutti e due mettono lo stesso valore. Tutti e due mettono lo stesso valore in un'azienda nella quale uno ha preso il 51%. Insomma, era una cosa... No, vabbè, tanto è vero che l'operazione non andò in porto. Quello che voglio dire è che... Certe operazioni sono nate in un'epoca, come dire, che non era quella adatta. Se la chimica fosse stata messa sul mercato, la chimica pubblica intendo dire ovviamente, negli anni 90, dopo il 1993, dopo il patto Andreatta-Van Miert che determina l'eutanasia dello Stato imprenditore in Italia, dopo il testo unico bancario che consente alle banche di acquisire partecipazioni in attività non finanziarie, cosa che prima era impedita dalla legge bancaria del 36, eccetera, 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 la chimica sarebbe stata messa in vendita e qualcuno l'avrebbe comprata pagandola, senza quelle complicate architetture che erano figlie di un'Italia che non aveva ancora deciso che cosa voleva fare effettivamente da grande. E qui arrivo all'ultimo punto. Secondo me Raul Gardini, secondo quello che avevo creduto di capire in quegli anni, forse sbagliando, era come dire, troppo avanti, e questo è un titolo di merito, sul piano delle politiche industriali, e il racconto che ci ha appena fatto Stefano Lucchini non ha bisogno da parte mia di ulteriori integrazioni, ma non era abbastanza pronta dal punto di vista della strutturazione economico-finanziaria nella realtà data di quegli anni, che erano anni fatti così. Altri grandi gruppi in quegli anni hanno fatto altre cose e quello che accade dopo, e qui può essere interessante ricordarlo, dopo il 93, quando il controllo della Montedison e della Ferruzzi finisce alle banche, che dalle banche italiane. Questo accade perché Mediobanca e le 4 o 5 banche del gruppo di intervento decidono di prendere in mano il gruppo, ma di salvaguardarne grosso modo l'unitarietà. Il gruppo finisce, e questo è il problema, come dire, il dato, al di là delle vicende delle persone, il dato negativo per il Paese, nel 2001 circa, quando su Foro Bonaparte si scatenano le scalate di un raider franco-polacco che si chiama Romain Zaleski, quando arriva l'EDF, quando alla fine arriva la Fiat, con l'OPA di, allora la società si chiamava Italenergia, che carica sul gruppo anche i debiti di questa scalata. E a quel punto, dopo 7-8 anni pardon, di gestione come dire, fatta da Bondi con il bilancino, il gruppo si ritrova ad avere quasi gli stessi debiti di quando era andato in crisi. A quel punto duramente viene smembrato e fatto a pezzi e l'Italia perde la possibilità di avere quel grande gruppo. Aggiungo che per un'ironia della sorte, il grande sconfitto della quest'ultima vicenda del gruppo Ferruzzi Montedison era il banchiere Maranghi, era Mediobanca, che aveva invece pilotato come dire, ristrutturazione del gruppo nel 1993. Mediobanca da allora non è più stata la stessa. La politica aveva fatto le privatizzazioni, la fiaccola della chimica verde, dell'economia circolare, dei biocarburanti, di lì a qualche anno, non pochi, una decina d'anni, verrà impugnata dalla società che si contrappose a Gardini nella vicenda Enimont. Cioè oggi chi porta avanti i biocarburanti in Europa sono una società finlandese, Neste, che è la più brava, diciamo la più grande in materia, e una società italiana, Leni. Per dire che i 30 anni non sono passati invano. La lezione che ha lasciato Gardini è stata reinterpretata anche da chi allora era, diciamo, non le persone, ma le entità, le società che allora erano, diciamo, in contrasto. E questo rende ancora attuale, non a caso io ho parlato di testamento nel libro, perché Raul, lo posso chiamare così con un po' di affetto adesso, si è tolto la vita senza lasciare scritto nulla, che si sappia. E questo è abbastanza diverso dalle scelte che avevano fatto altri due personaggi che in quegli anni avevano preso la stessa decisione. Uno era il mio amico Sergio Moroni, che fu il primo che si tolse la vita nell'ambito dell'inchiesta di Tangentopoli, ma Sergio Moroni scrisse una memorabile lettera all'allora presidente della Camera Giorgio Napolitano e fece del suo gesto estremo un grande gesto politico, la cui rilevanza è, come dire, è stata acquisita via via nel tempo. L'altro è Gabriele Cagliari, che venne spezzato da 145 giorni di detenzione, le vicende le conosciamo. Raul invece, Raul Gardini, prende la sua decisione prima ancora di essere interrogato. E questa decisione è una decisione sulla quale grava nel senso si circonda di un alone di mistero che merita il rispetto di tutti, perché quando una persona prende una decisione di questo genere, come dire, si chiama fuori dalle vicende correnti. Io direi che a questo punto mi taccio e cedo la parola a Cesare Peruzzi per... Massimo, hai fatto una lezione di storia economica, politica economica degli ultimi 30 anni, quindi faccio fatica io a inserirmi sulla tua scia. Diciamo, per chiosare, solo chiosare quello che ho sentito, posso dire che a mio modesto modo di vedere Enimont è stato il modo per togliere la chimica ai Gardini Ferruzzi e non già un tentativo di privatizzare la chimica. E non entro più nel merito di tutte le cose che tu hai anche giustamente ricordato, però alla fine il risultato è stato questo. Gardini aveva conquistato la Montedison con una scalata in borsa, aveva dimostrato di volerla gestire a modo suo, continuo a parafrasare il titolo del libro, e alla fine della vicenda Enimont la Montedison, una parte della Montedison, è tornata nell'alveo pubblico e di lì a poco anche tutto il resto è stato smembrato. Io vorrei però, visto che l'occasione è la riedizione di questo libro, ringraziare innanzitutto doverosamente Elisabetta Sgarbi, che è l'editrice Nave di Teseo Baldini Castoldi dell'edizione che voi vedete oggi. Ringrazio lei perché ha avuto l'idea e l'impegno, ha messo della sua azienda per fare questo lavoro. Ringrazio gli eredi Gardini, insomma la famiglia, i figli, Eleonora, Ivan qui presenti, ed anche la Maria Speranza, anche se oggi non c'è, e voglio ringraziare anche lei per la disponibilità che hanno subito dimostrato, ed anche per aver messo a disposizione di questa edizione questo materiale inedito a cui faceva riferimento anche Stefano prima, che è un materiale straordinario perché in presa diretta. E mi sono... Mentre tu parlavi, Massimo, dicevi il maschio alfa, no? Sì, certo, era un maschio alfa, però vi leggo queste due righe che Gardini ha mandato alla moglie Edina in occasione del 30° anniversario di matrimonio. Ti tengo la mano come quel lontano giorno al cinema Marconi, Raul, tuo Raul. C'è un rigo, una poesia bellissima che denota questo lato di anche poetico. Non a caso la dedica del libro, che già all'epoca c'era, alla sua città Ravenna, la scrisse di suo pugno Gardini, e qui c'è la dedica autografa fatta da Raul su un foglietto, perché aveva questo lato anche molto umano di persona che sapeva guardare gli aspetti della vita anche non solo dal punto di vista degli affari, ma anche dal punto di vista dell'umanità, del rapporto tra le persone. Questo nel libro c'è. Allora, il mio parere è che ristampare oggi questo libro abbia senso, ha avuto senso, perché la buona parte del contenuto è ancora oggi, anzi, oggi più di ieri, molto attuale. Quindi qui ci sono delle riflessioni, dei pensieri, delle analisi sull'economia, sui mercati, sul futuro di settori strategici come l'energia, come l'alimentazione, che lette oggi suonano come straordinariamente contemporanee, attuali. Però lui le ha dette 30 anni fa, ma le diceva anche prima di 30 anni fa. Io ho incontrato Gardini nell'80 la prima volta, e ricordo che uscì da questo incontro con un'impressione molto forte. Io ero un giovanissimo giornalista, perché uscì pensando che gli imprenditori dovevano essere tutti così, perché raccontava cose proiettate nel domani, ed erano cose belle: smettere di inquinare, dare da mangiare a tutti, creare una grande Europa indipendente veramente. E per essere indipendente doveva essere strategicamente libera, per esempio da un punto di vista dell'alimentazione animale. Perché il progetto soia, che qui non è stato citato, mi piace citarlo a me, che è sicuramente una grande conquista di Raul Gardini della metà degli anni '80, perché la soia era ed è un elemento fondamentale per l'alimentazione animale, per gli allevamenti. E quindi una parte dell'alimentazione del vecchio continente era quasi totalmente dipendente dalle importazioni dal continente americano, Nord e Sud America. Ecco, Gardini riteneva che l'Europa dovesse, come aveva fatto nel dopoguerra sul fronte, diciamo, dei carboidrati, si era resa autonoma, indipendente, autosufficiente, doveva farla anche sul fronte dei proteici, come la soia, ma non tanto per l'alimentazione diretta dell'uomo, ma per gli animali, che poi ovviamente diventa alimentazione dell'uomo. E questa è una battaglia che lui ha vinto, in accordo con l'Europa, con Bruxelles, perché lui parlava con i grandi centri di comando e di potere, quelli veri. Non amava troppo Roma Gardini, questo bisogna ricordarlo, perché sosteneva che il centro dell'Europa era a Bruxelles o a Parigi, diceva lui. Ecco, lui aveva un grande feeling con la Francia, aveva ricambiato, non a caso tu hai citato, Massimo, la conquista, no, tu forse, della, scusa Stefano, sì. della Béghin-Say, che è stata, fu un'operazione non facile da digerire per i francesi, che però digerirono e alla fine apprezzarono anche il coinvolgimento di questo azionista italiano, cosa che non fecero gli inglesi pochi anni dopo con la British Sugar. E lì dovette mollare la presa Gardini. Perché era un romagnolo, uso questo termine non a caso, perché aveva lo spirito tipico di questa gente. Tenace, volitivo e deciso a difendere le proprie posizioni, però sapeva anche fermarsi. Nel caso di British Sugar lo ha dimostrato, e anche nel caso Enimont, perché alla fine, quando arrivarono al famoso patto del cowboy, come ricordavi tu, decisero di vendere, e decisero di vendere perché non era aria di comprare. Però nel libro lui dice chiaramente: fosse stato per me io avrei comprato, ma non solo a 2.805, anche a 3.000 miliardi l'avrei comprato. Se ti posso... Certo. Noi non abbiamo citato nella ricostruzione di quegli anni la vicenda che poi ha dato luogo alle inchieste per cui è successo quel che è successo, cioè del pagamento ai politici dopo la cosiddetta tangente Enimont, che forse è stata una tangente sola, forse sono stati pagamenti diversi, mille rivoli, non è mai stata chiarita fino in fondo, ma la tangente viene pagata dopo l'esecuzione del patto del cowboy. E nell'interpretazione che io ti propongo di commentare, che è stata data da molti, è stata una specie di, tra virgolette, ringraziamento per aver potuto vendere a quel prezzo la parte chimica che Montedison considerava non troppo brillante, che aveva in casa. Massimo, se è stato un ringraziamento, certo non è stato di Gardini, per almeno tre motivi macroscopici. Allora, il primo è che Gardini spiega bene nel libro, l'intervista è del 91, voleva comprare, non voleva vendere, voleva comprare, lui è stato costretto a vendere con un sequestro delle azioni ordinato da un giudice, lo dico perché c'è una sentenza che lo stabilisce, che era stato corrotto. Ok? Cioè, le azioni, tu hai detto, avevano comprato, furono sequestrate. Cioè, lui aveva le mani legate. Furono sequestrate le azioni degli scalatori, tra virgolette. Sì, quindi non aveva più la maggioranza, tu dici aveva la maggioranza, ce l'aveva ma gliel'aveva congelata, non si sa a che titolo, e comunque si è scoperto poi il perché. Poi Gardini non era più in carica, perché quando hanno venduto lui era talmente contrario a questa soluzione che si dimise da tutte le cariche del paese. E ricordo la frase sua fu: mi dimetto per incompatibilità ideologica. Incompatibilità ideologica. Cioè lui non condivideva quel modo di ragionare, di fare, di arrivare ad accordi, anche se gli portava un bel po' di soldi al gruppo. Quindi, secondo me, non ha senso. Terza cosa, l'hai citata tu, le cosiddette tangenti Enimont sono iniziate dopo la fine dell'operazione. Non ho mai visto una tangente pagata a distanza di, mi pare, 6, 7, 8 mesi. Mi sembra quantomeno curioso. Poi non a una persona, ma a una pluralità di soggetti politici. Curioso. Ma questo, cioè, qui entriamo in un capitolo che non ha... Ripeto, secondo me nel libro, la parte più legata alla cronaca del tempo, abbiamo deciso di farla slittare, riducendola nella scaletta dei capitoli verso il fondo, proprio perché a nostro modo di vedere, cioè mio ma condiviso anche dalla casa editrice, e anzi su questo devo dire ringrazio in modo particolare Ivan, perché ci ha fatto ragionare su questo lui, rileggendo il libro, e ne abbiamo convenuto che era un po', suonava un po' ostico, un pochino pesante l'inizio del libro del 91, perché era tutto sulla divisione di famiglia, sulle beghe e le vicende legate a questa drammatica vicenda familiare, che però oggi non è più attuale. Mentre tutto il resto è molto attuale, sia il racconto della sua storia di Gardini, di infanzia, di come è cresciuto, del suo rapporto con il gruppo Ferruzzi, sia e soprattutto la visione che aveva dell'economia sono molto attuali, straordinariamente attuali. Ecco, quindi l'intervista è la stessa, è stata montata in maniera un po' diversa, come spiego nella premessa del libro. In più c'è la parte degli scritti di Gardini, delle fotografie, che è tutta inedita, e questo grazie alla Fondazione Raul Gardini che l'ha messa a disposizione. Ecco. Devo dire, è un documento... Sono documenti umani e anche in parte storici importanti. Io credo che questa fase la possiamo considerare conclusa se Stefano... No, c'è un aspetto che uno poi magari scorda, ma sulla persona abbiamo detto che è un visionario, qualcuno che sicuramente ha saputo immaginare il futuro, perché obiettivamente quello che abbiamo letto è straordinario. C'è anche un aspetto però umano, no? Di una persona che era attenta alle fragilità, che era attenta all'inclusione. E ricordo una volta che mi è capitato di parlare col dottor Gardini, una delle poche volte, ma comunque mi ha fatto piacere, ero di turno. Di turno significa che si faceva la guardia al bidone, come all'ufficio stampa. Io da poco capivo che cos'era un ufficio stampa. Però obiettivamente mi arrivò una telefonata un sabato mattina e non potevo credere che fosse il dottor Gardini, però lui aveva una necessità importante, che era quella di recuperare la salma di un amico, che era poi l'avvocato De André, dalla Colombia, se non sbaglio. Morta all'improvviso in Colombia una notte, il vero tema per lui in quel momento era come riportarlo qui, con quale velocità riportarlo in modo tale che tutto fosse, e poi la cosa successiva, che comunque ha voluto dedicargli un Palà De André. Adesso questo è un piccolo esempio, no, ma secondo me è importante. Merita sottolinearlo, perché il Palà De André a Ravenna non è intitolato a Fabrizio De André, esatto, ma a Mauro, cioè al fratello. All'avvocato De André. Che era avvocato ed era avvocato di Gardini. E poi c'è invece un episodio simpatico. L'ultima volta che ho visto il dottor Gardini, appunto, eravamo qui sul Moro di Venezia, dopo che avevamo portato un po' anche di alcuni giornalisti, e l'incontro con la sindaca di San Diego, certo. La quale dice: no, io porto il mio assistente che è italiano. Quindi portava il suo assistente italiano, non parlava in italiano, però aveva un cognome italiano, quindi quella era sicuramente una cosa che dava forza all'incontro. E poi però purtroppo soffriva il mare, e quindi di fatto schianta in terra. Io che ero lì, il dottor Gardini mi dice: Lucchini, venga lei, traduca. Quindi ho iniziato a tradurre, ma ho tradotto anche quello che diceva Cesare, cioè la cultura di essere romagnolo. Cioè la cultura di essere una persona nata a Ravenna, che cosa significava, era andato indietro a parlare anche della cultura repubblicana, e non era facile tradurre obiettivamente, però quello è anche lì, è una persona che veramente merita essere ricordato sotto tanti aspetti. Io proporrei alla sala, se qualche persona vuole esprimere un commento, fare delle domande, fare delle osservazioni critiche, insomma, liberi tutti, si senta libero di intervenire. Buonasera. Si sente? Sì, sì. Se si può presentare. Grazie, innanzitutto volevo ringraziare per aver ripubblicato il libro. Io l'ho letto, all'epoca ero un liceale, e la nuova versione secondo me è molto interessante perché aggiunge delle cose che danno diciamo così, una luce diversa, anche sinistra per certi aspetti, a certe cose che diceva Gardini. Mi viene in mente la nuova edizione, quella lettera non inviata a Giulio Andreotti, nella quale alla fine, insomma, sostanzialmente dà dei ladri ai politici in maniera molto, molto esplicita. Quello che volevo chiedervi è, per voi che avete conosciuto all'epoca Raul Gardini, se ci fu in qualche momento, diciamo così, il pentimento di aver rilevato la Montedison, nel senso, lui aveva delle idee molto avanzate, ma lo strumento che si diede non era così avanzato. La Montedison era un conglomerato già superato in quegli anni, infiltrato dalla politica e quant'altro. Allora, che se posso rispondere... Possiamo raccogliere qualche domanda? No, andiamo così al volo. Sì, si fa veloce. Sì. Che io abbia potuto verificare, sentire, no, nessun pentimento. La Montedison, anzi, fu un grande amore per Gardini, perché, come aveva anticipato Stefano Lucchini prima, la sua idea era quella di far incontrare la chimica e l'agricoltura, e dentro la Montedison lui trovò la cultura della ricerca nella chimica, sulla chimica. E ricordo che alla fine degli anni 80, se no, dico una sciocchezza, sì, no, alla fine degli anni 80 la Montedison fece uscire la prima plastica biodegradabile, e forse la distribuiste insieme al Messaggero. Prima con Topolino. Con Topolino. Avevamo fatto Topolino, c'erano le macchine fotografiche, c'era la macchinetta, la 313. Di Paperino, e se un bambino la perdeva alla fine diventava biodegradabile, che quindi non c'era nessun, sì, tipo... non c'era nessun inquinamento. Anzi. E questo era il brevetto Mater B, esatto. Mater B della Novamont, che oggi è dentro l'ENI, e, come dire, la storia gioca degli scherzi curiosi. Però lui questo, con la Montedison, stava inseguendo questo sogno. Lui voleva spostare il petrolchimico di Marghera, perché, esatto, sosteneva che lì non ci poteva stare una roba così impattante. E avrebbe cercato di fare cose molto, molto forti, come era il suo carattere, le sue idee, che poi erano queste, ma erano idee giuste, se visto dopo, poi magari difficili da realizzare all'epoca di sicuro, probabilmente anche oggi. L'altra cosa, a lui piacevano i giovani, piacevano le novità, i giovani e la tecnologia. Tu citavi gli ingegneri, e a lui piacevano gli ingegneri perché avevano competenze tecniche, e quindi lui gli riconosceva questo, gli dava questo merito e ascoltava. E quindi, come gli sarebbe piaciuto vedere la moneta unica, non ha fatto in tempo a vederla, ma gli sarebbe piaciuto tantissimo. Lui era un fautore della moneta unica già negli anni 90. Di che? Ah, altra domanda, scusa. Gioco in casa quasi. Cesare, siamo stati colleghi per tanti anni. Prima di tutto voglio ringraziare Eleonora che mi ha dato questa occasione, ma la prima domanda, cioè la domanda molto semplice, che però mi frulla in testa da 30 anni. Quanto era solo Raul Gardini? Allora, era solo nella misura in cui gli piaceva giocare queste partite come leader, e come leader era solo fatalmente, però era anche, aveva una generosità tale per cui lui condivideva tutte le sue idee e i suoi progetti con grande facilità, non è che se li teneva gelosamente dentro. Certo, però poi è arrivato un momento in cui aveva praticamente tutti i poteri forti contro. Ecco, in questo, ecco, in questo rimasto senso, un uomo dico, solo. Certo, infatti io dicevo in questo, certo, perché il suo progetto è andato avanti senza grossi problemi all'inizio. Citavi prima il discorso della soglia, che io ho seguito anch'io benissimo per altri versi, certo, ma poi è arrivato un momento in cui i poteri forti, se vogliamo riferirli in questo modo, dalle banche alla grande politica, lo hanno lasciato, cioè, quantomeno lo hanno abbandonato. Lo hanno mollato. Esatto, lo hanno mollato. Lui è stato mollato. Per quello ti ponevo questa domanda. Quindi Cesare, diciamo che gli ultimi anni dalla separazione di famiglia, che è stato il primo colpo durissimo per lui, per il suo orgoglio, per la sua visione che aveva della famiglia. Poi andò in Francia. Sì, ma non andò in Francia, a dire la verità. Lui in Francia c'è sempre andato, non è che si è trasferito in Francia. Lui in Francia ci stava bene, si sentiva a casa, o se no stava volentieri a Ravenna. Stava abbastanza volentieri, cioè no, stava volentieri anche a Venezia, però per lavoro era spesso a Milano. Ecco, stava meno volentieri a Roma, come, ma così come il suo temperamento, come suo carattere. Se posso aggiungere, sì, una chiosa, io personalmente ho sempre rifuggito l'espressione poteri forti, perché faccio fatica a capire che cosa sono, cioè che nome e cognome hanno, no? E quella che è stata una delle difficoltà del capitalismo italiano degli anni 80 e parzialmente degli anni 90 è stata quella di intraprendere progetti più o meno grandi mettendo un capitale di rischio limitato. Quelli erano gli anni delle piramidi societarie, dei patti di sindacato, delle azioni di risparmio, delle azioni privilegiate, del parco boi della borsa, eccetera, eccetera. Quindi chi era forte era chi riusciva a mobilitare, tra virgolette, i soldi degli altri per perseguire un progetto proprio, il che, intendiamoci bene, non è negativo se è fatto con trasparenza, con accountability, eccetera, eccetera, e se poi dopo produce dei buoni risultati per tutta la catena che sostiene queste cose. Dire che le banche, insomma, io non metterei sotto accusa più di tanto le banche, anche se è popolare farlo, per due ragioni. La prima è che fino al 1993 era in vigore una legge bancaria che impediva alle banche di assumere partecipazioni nelle società non finanziarie, quindi nell'industria e poi in modo particolare. E quindi non si poteva pensare alle banche che prendessero delle, che so io, il 10% della tal società per sostenerla. L'unica banca che poteva fare un po' queste operazioni, ma che le faceva con grande prudenza e vivo senso ovviamente delle sue responsabilità e del suo potere, era Mediobanca, ma era una e più di tanto non poteva fare. Non dimentichiamo che quando si crea il problema, sulla cui dinamica naturalmente è aperta la ricerca storica, comunque di fatto c'è una ristrutturazione finanziaria di 31.000 miliardi di lire di allora che coinvolge più di 300 istituti di credito italiani e internazionali. Quindi è complicato dire, cioè buttare la croce, tutti hanno avuto delle responsabilità in quella vicenda. Sì, ma ora io credo che il riferimento del collega fosse differente. Comunque mi pare addentrarsi in questo tipo di analisi è complicato e richiederebbe molto tempo e probabilmente non, le opinioni sarebbero anche diverse. Non c'è dubbio che sia in questo paese, ma non solo, siano esistiti ed esistano dei poteri forti. Chiamali come vuoi, Massimo, chiamiamoli in un altro modo, però certo che ci sono. Da che mondo è mondo esiste il potere è forte per definizione. Cos'è il governo, il ministro del tesoro, la Banca d'Italia, Mediobanca, la Fiat? Beh, se un giorno un privato compra la SME e il governo gli dice no, tu non la compri, come la prendi te? Cosa vuol dire? Che no, io non userei la parola potere forte, direi che il governo, venendo meno a un accordo oppure facendo rispettare una legge, si tratta di vedere la fattispecie. Che legge? No, sto dicendo in astratto, è una responsabilità del governo. In quel caso venne fatta un'operazione per stoppare venne proposta un'operazione che poi non si realizzò, che avrebbe dovuto dare più soldi al governo di quelli che dava la CIR. Evidentemente era un'operazione civetta per impedire alla CIR di fare quell'acquisizione, e questo non va bene. Sì, ma sono gli anni in cui, per citare il versante Agnelli Fiat, volevano fare la Telit, ti ricorderai. Sono gli anni in cui la Fiat non si è fatta. Impedisce di fatto al governo di vendere l'Alfa Romeo alla Ford. Cioè, i poteri forti erano, da questo punto di vista, erano tanti, a seconda delle circostanze. Non è che c'era da una parte sempre i buoni, no, ma non sono buoni e cattivi, sono fasi storiche. In quel momento storico, quindi siamo alla fine degli anni 80, fino all'inizio degli anni 90, la politica esercitava uno strapotere anche sull'economia. Questo è un dato di fatto. Fino al 92, poi dopo al 92. Guarda un po'. C'era anche una domanda laggiù, mi sembra. C'è qui Riccardo, prego. C'è un microfono? Laggiù, c'era laggiù, dunque, poi qui e poi la signora. Il signore ha il microfono laggiù e poi dopo ve lo scambiamo. Sì, buonasera. Allora, mi permetto innanzitutto una riflessione e quindi indirettamente faccio una considerazione sui poteri forti. Vi fu un papa che fu Pio XI che scrisse un'enciclica raffinatissima che era la Quadragesimo Anno, dove cita in modo chiarissimo quelli che lui considerava all'epoca i poteri forti. Quindi si sgombra il dubbio, i poteri forti, l'alta finanza internazionale. Quindi anche fare riferimento a politica italiana è riduttivo, perché anche i politici italiani all'epoca comunque rispondevano a qualcun altro. E la domanda è precisa e semplicissima. Raul Gardini può essere annoverato fra quei martiri italiani come Enrico Mattei, Aldo Moro e direi anche Bettino Craxi e anche altre persone? A me sembra esagerata questa cosa, non la direi in questi termini. Anche i politici italiani rispondono ai poteri forti. Mia opinione personale, in buona parte sì, certo, perché no? Non è che non sono così ingenuo da pensare che i politici italiani hanno la totale libertà di fare quello che pensano a dispetto dei santi, diciamo. Tant'è vero, stiamo vedendo che nelle scelte importanti di politica internazionale anche oggi, per quanto il colore del governo sia differente da quello di un anno fa, di 9 mesi fa, in politica internazionale la posizione è identica. Difficile prenderla diversa. Probabilmente, dico io, probabilmente. Un altro? Qualcuno ci aveva provato a suo tempo, è stato citato anche qui. Buonasera. Grazie a tutti, ringrazio Cesare che ho stancato più volte in questi anni, grazie a internet e grazie a Instagram, a queste nuove. Io non ho proprio una domanda, ho solo una constatazione. Il tutto crollò per un tradimento. Il dottor Gardini aveva, e a me piacciono tutti gli appellativi che gli venivano dati, dal corsaro di borsa al contadino, credo che il più appropriato fosse l'imperatore, perché di Ravenna, capitale dell'impero romano. Il tutto nacque da un tradimento. A me risulta, correggetemi se dico una cosa non corretta, che il dottor Gardini aveva accordi precisi col governo, con De Mita, con Severino Cittaristi, che è del mio paese, dove gli doveva essere riconosciuto uno sgravio fiscale allora quando lui fosse andato in capo al nuovo gruppo industriale. Gli venne a mancare quello e da lì fu costretto a cedere, a scendere a patti con il governo, a perdere la sua creatura. E quella famosa tangente di cui si dice, io ho sentito con le mie orecchie nel web, potete sentirlo tutti, la definizione, e mi collego a quello che diceva la persona prima, l'intervento di prima, sui politici, non so se li definisse proprio dei ladri, li definiva come i figli delle vacche, che non vogliono mai staccarsi dalla tetta, che vogliono continuare a ciucciare latte, e quando tu li vuoi svezzare e gli dici adesso dovete andare con le vostre gambe, sono recalcitranti. Gardini dice esattamente alla mia domanda, perché sono un branco di ladri. Ecco. Questa è la sua, e Biagi la mandò in onda, questa cosa registrata all'epoca, e fanno come i vitelli che non si vogliono svezzare, poi ecco. Usa la metafora del... E l'ultima cosa, a sostegno di quello che è stato letto prima, del rapporto, mi permetto, non conoscendo, intimo tra il dottor Gardini e la moglie, ho letto una cosa bellissima in cui la moglie dice, io, una Ferruzzi, ero orgogliosa, certo, di sposare un Gardini. Certo. Secondo me è una frase, una dichiarazione d'amore clamorosa, che nel mondo di oggi se ne leggono poche, certo, se ne vedono poche. Che comunque, ma nel libro questa parte, se avrete la pazienza e la voglia di leggerlo, la trovate. Quando si mettono insieme, quando poi si sposano Raul e Idina, Gardini dice, eravamo contribuenti alla pari, usa questo termine, perché la famiglia di Gardini era una famiglia di benestanti agrari, lui li definisce, erano dei proprietari terrieri e anzi come origine erano più benestanti loro dei Ferruzzi, perché Ferruzzi Serafino era figlio di un contadino davvero. E poi ci sono dei ricorsi della storia, Massimo, curiosi, perché ora mi viene in mente. Il vecchio Serafino Ferruzzi aveva cominciato facendo il rappresentante della Montecatini. Sì, dei fertilizzanti. Esatto, vendendo fertilizzanti. E poi la storia del gruppo va a incagliarsi sulla Montedison tanti anni dopo. C'era ancora una domanda... Scusi, la dottor signora. Meloni, c'è la signora. Per me soltanto una cosa brevissima, mi chiamo Antonella Di Nicolò, sono ancora col cuore nel gruppo Montedison dall'88 e ci sono molti manager qua e persone che conosco. Io reputo Raul Gardini un grande maestro, ho seguito tutto quello che avete detto perché le abbiamo vissute le cose dal di dentro. Ecco, a me sentire parlare di poteri forti, concordo con quello che ha detto il collega prima sul testo della 40º anno. Allora, alle volte mi fa un po' pena vedere come in Francia si parla della massoneria in una maniera così molto quasi snob, no? Si dice, ma sì, tu sei franc-maçon, no, je ne sais pas. Allora, tutte queste cose qua. In Italia questa cosa qua non si dà. Allora, io... con le mie orecchie ho sentito veramente testimoni di gente che scappava per non farsi prendere dall'altra parte della nostra dogana verso nord. Perché? Perché inseguiti da persone massone che volevano far fuori la gente in tutta questa storia della Enimont. Allora, dal mio punto di vista, che sarà quello forse di una casalinga, diciamo, ma... la massoneria ha voluto che poi si chiamino politico X, giudice Y, lasciamo stare, tanto i nomi, loro si giocano queste carte come vogliono. Hanno voluto dire a Gardini tu a modo tuo non fai nulla. Punto. Quindi questa solitudine non è una solitudine del visionario che non ha nessuno che gli vuole, che gli corre dietro e che vuole seguire la sua nave che parte, perché il solco del Moro di Venezia, diciamo, aveva una certa forza, ma c'era anche all'interno dei nostri uffici questa forza. Io me lo ricordo perfettamente, cioè adesso con Lucchini ci siamo poco frequentati perché avevamo ambiti diversi. Allora, questa mi sembra veramente una superficialità, cioè, tante volte dei nostri ambienti italiani, no, dove francamente... Posso dirle che Gardini non credeva a tutte queste cose. No, non credeva perché non ci voleva stare. Ah, ecco, no, no, lui non ci voleva stare, è un altro discorso, ma non credeva alle dietrologie, ai complotti, certo, alle trame sotterranee. Non, lui personalmente e non a caso si è sempre mosso in maniera abbastanza spavalda, quando probabilmente la maggior parte dei suoi colleghi avrebbe usato prudenza, un po' più di prudenza. Sentiamo il dottor Meloni. Lui non ci credeva. Buonasera, sono Meloni. Oh. Sentite? Sì. Ma io ho solo da fare una testimonianza dei 20 anni, devo dire, di grande insegnamento e di grande piacevolezza che mi hanno visto frequentemente vicino a Raul Gardini. Allora ero un giovane funzionario di Citibank che aveva ereditato il rapporto così importante con il gruppo Ferruzzi. Citibank di gran lunga la prima banca internazionale del gruppo Ferruzzi, presente in tanti paesi, molto in America. Gardini mi prese molto a benvolere, facemmo tante gite insieme, tante trattative insieme. Io passavo le notti a discutere con New York, per via del fuso orario, che mi approvassero le linee di credito che mi servivano per quella che avrebbe potuto essere l'acquisizione del giorno dopo che Raul Gardini voleva fare, e lo accompagnavo spesso. Non tutte le abbiamo concluse, qualcuna sì. E dunque sono stati 20 anni di grande piacevolezza, dove ho anche apprezzato, come si diceva prima, il fatto che fosse romagnolo, e questo rendeva tutto più simpatico. Questo fu il primo periodo, che finì nell'85. Il secondo periodo con Gardini fu che lui mi diede subito fiducia quando creai la banca d'affari Epta Consors con le grandi casse di risparmio italiane, e poco dopo mi venne a trovare dicendo: ho bisogno di un grosso prestito consortile, eravamo leader nei consorzi, perché mi devo occupare di soia, voglio fare una grande operazione sulla soia. E lì mi disse una piccola bugia, perché in effetti i 550 miliardi che gli misi insieme e che le banche rimasero felicissime di dargli, perché mi ricordo che le banche rimanevano entusiaste, come diceva Mucchetti prima quando parlava Raul, rimanevano a bocca aperta, erano, certo, vedevano tutto il fascino e tutto il futuro che l'uomo riusciva a dare. Gli servirono invece per fare la scalata dalla Montedison, per cui quei famosi 550 milioni non erano tanto e solo soia, erano soprattutto l'operazione Montedison. E poi ancora una volta, per mera sorte, le grandi banche mi chiamarono a fare il direttore generale della Montedison, e dunque mi ritrovai poi dopo qualche anno a dover seguire come presidente di Eridania Béghin-Say quelli che erano stati i sogni di Raul, e devo dire che erano stati sogni veramente lungimiranti. Purtroppo, con l'OPA fatta dalla Fiat e con le dichiarazioni che mi fecero subito i vertici della Fiat dicendo: caro dottor Meloni, a noi dell'Eridania Béghin-Say non importa niente, noi siamo qui soltanto perché ci interessa Edison, per cui la preghiamo di non andare via subito, venda gentilmente a pezzi Eridania Béghin-Say, e dunque perdemmo la più grande società agroindustriale che abbia mai avuto l'Europa. Dunque io ho un ricordo bellissimo della persona. Lei è stato prudente e ragionevole. Fu prudente e ragionevole all'epoca. Grazie comunque, vedrò il libro con grande interesse. C'è un'altra domanda? Sarò telegrafico, no, fino all'1 però no, diceva, dato che sono nato negli anni 90, volevo portare un po' la voce anche di un'altra generazione, e quindi ovviamente io non sapevo nulla di Raul perché non ero neanche nato, però durante la pandemia mi è capitato per caso il libro Gardini il Corsaro, e quindi io ho studiato economia e finanza in Bocconi eccetera, quindi leggo questo libro e mi appassiona moltissimo la figura e scrivo ad Eleonora tramite la fondazione dicendo: ma perché a modo mio io non riesco a trovarlo, perché in biblioteca non c'era, su Amazon costava 70 euro, dico va bene però non è che vado a comprarlo a 70 euro, quindi ho detto ripubblicatelo, e poi lei mi disse vedremo e dopo 3 anni è arrivato, quindi grazie, perché comunque devo dire che anche gente nata negli anni 90 stanno davvero riapprezzando, riscoprendo la figura, poi appunto in ambienti magari così di Bocconi eccetera, tra di noi si inizia a dire ma Gardini, perché questo grande, era un uomo che aveva degli orizzonti ampi, estero, come diceva lei, giovani, tecnologia, e oggi devo dire che nell'ambito economico finanziario italiano è dura trovare persone di questo livello. Grazie. Direi che a questo punto potremmo considerare chiusa la serata. A nome degli organizzatori ringrazio tutti i convenuti. Io come dire, ho trovato informazioni e commenti interessanti. Grazie. Grazie Massimo. Grazie. Ciao. So che ieri è andata benissimo.